Il Teramo fa un passo decisivo verso i playoff, battendo Albanolis il Bisceglie 2-0 in una gara che i biancorossi interpretano con lo spirito giusto dopo la sconfitta contro la Cavese. Senza Vitturini, Lasic, Diakité e Tentardini, quest'ultimo out per squalifica, Paci conferma Trasciani in difesa per far coppia centralmente con Soprano, mentre Piacentini va ad occupare la zona destra della retroguardia. Cappa è chiamato invece ad interpretare l'esterno basso sul versante opposto. In avanti però la sorpresa è la prima chiamata da titolare per Kiere Mateng, preferito a Pinzauti per far coppia con Bombaggi. Nel Bisceglie torna invece titolare Cittadino dopo 6 gare di assenza con Rocco e Makotà interpreti avanzati del 4-4-2. Il Bisceglie non inizia male la gara e dal sesto chiama già alla parata Lewandowski. I nerazzurri ripartono velocemente dopo una punizione dei biancorossi. Cittadino lascia Sartore che però trova pronto l'estremo biancorosso. Il gol arriva, ma a segnare il Teramo. 2 minuti più tardi, infatti, Costa Ferreira tocca di prima per Ilari, tornato in campo dopo 2 gare trascorse in panchina, che serve Bombaggi e col mancino l'attaccante firma l'ottava rete stagionale ed il vantaggio del diavolo. Passano pochi minuti ed i biancorossi vanno vicini al raddoppio. Costa Ferreira al 15° riceve da Kiere Mateng, prende la mira, ma trova il palo più lontano a negargli la rete. Sul proseguo dell'azione, Arrigoni dalla distanza chiama in causa Spurio, che si salva in qualche modo in calcio d'angolo. Il Bisceglie non si arrocca in difesa, ma prova soprattutto con gli esterni a costruire situazioni pericolose che la retroguardia biancorossa riesce a sbrogliare. Al 44esimo il contatto in aria tra Piacentini e Mansur scatena le proteste del Bisceglie. Gli animi si scaldano ed il direttore di gara mostra il rosso ad un elemento per parte delle due panchine, tra cui il DS Sandro Federico. Il secondo tempo è anche più vivace della prima frazione. Maimone ci prova subito dalla distanza, non trovando lo specchio della porta, ma è Santoro il vero protagonista. Il centrocampista del diavolo scende prima sulla destra per servire un cross a Bombaggi che l'attaccante impatta alto. Al terzo è Costa Ferreira a provarci in aria, non trovando però la mira giusta. Al quarto Santoro va invece a sinistra, mette in mezzo ed il pallone, dopo un tentativo di Bombaggi, arriva di Lari, a cui Spurio in qualche modo dice di no. Un minuto dopo Santoro ci mette ancora una volta lo zampino. Sartore prova in qualche modo a fermarlo, ma lo fa in maniera fallosa secondo il direttore di gara, che accorda il calcio di rigore a favore del diavolo. Dal dischetto va il capitano Arrigoni che spiazza l'estremo ospite e porta i biancorossi sul 2-0, che sarà poi anche il risultato finale. Il Bisceglie però non rinuncia a provarci. Al nono girone direttamente da calcio di punizione sul lato corto impegna Lewandowski che non si fa sorprendere sul primo palo. Al 13esimo Sartore invita Makotà che di testa però non trova lo specchio. Il Teramo replica con Bombaggi, il cui tentativo dalla distanza però finisce fuori non di molto. I nerazzurri premono ancora al 14esimo. Lewandowski vede rimpallare un pallone a 2 passi, ma in qualche modo la retroguardia riesce a salvarsi. L'occasione più nitida per gli ospiti arriva al 17esimo. Prima Mansur e poi Makotà hanno le chance migliori per riaprire la contesa ed il Teramo ringrazia la scarsa vena soprattutto dell'attaccante che a 2 passi dalla porta non trova lo specchio. Al 22esimo Mansur chiama Lewandowski in causa per l'ultima parata di giornata, mentre Bombaggi al 29esimo firma l'ultima opportunità del Teramo con deviazione sospetta in aria da parte di Vona. Prima della fine Arrigoni lascia il campo per uno scontro di gioco, dolorante al piede sinistro per una distorsione alla caviglia, e sarà da capire se riuscirà ad essere a disposizione domenica prossima per la trasferta di Avellino, dove mancheranno sicuramente già Ilari e Santoro, in diffida ed ammoniti.